Ciao a tutti, quest'anno il Capodanno si festeggerà in maschera, cioè una novità in maschera. E perché non fare una mascherina adeguata? Andiamo a vedere come farne una. Dimenticavo, se non ti sei ancora iscritto al canale, mi raccomando, iscriviti e clicca sulla campanellina. L'occorrente che ci servirà per fare la mascherina saranno un piatto da 26 cm di diametro, spillini, centimetro, forbici, stoffa colorata, macchina da cucire e filo dello stesso colore della stoffa. Per prima cosa prendo il pezzo di stoffa nera, che sarà quella che verrà appoggiata alla nostra bocca, e poi prenderò due pezzi di stoffa di questo tipo qua. Vedete che è molto sottile, allora, visto che questa qua non coprirà niente, per fortuna ho questa che è molto più spessa. Infatti questa qua ne metterò due strati, non solo uno. Adesso prenderò il piatto e farò un cerchio. Disegnerò un cerchio e poi andrò a tagliare. A questo punto possiamo piegare la nostra stoffa in quattro, in questo modo. Fermiamo con degli spillini e poi segniamo i punti. Dalla parte piegata in doppio, come vedete qua è in doppio e qua no, da questo lato qui dovremo alzarci da qui di 8 centimetri e da qui da 4. 8 centimetri e lo andiamo a segnare. E 4. Poi prendiamo il piatto che abbiamo utilizzato fino adesso e ci facciamo curva. E poi andiamo a tagliare. A questo punto apriamo e andiamo a cucire. Apriamo la nostra mascherina, la chiudiamo a metà. In questo modo, però, ne visto che abbiamo due pezzi di stoffa differenti, la vogliamo da una parte di un colore e dall'altra di un altro, quindi facciamo che andare a cucire prima questi due pezzi. Quindi chiudiamo a metà, andiamo a cucire tutta questa parte bombata. E poi andiamo a tagliare a filo la parte dritta. Stessa cosa poi con l'altro pezzo. Chiudiamo a metà, cuciamo la parte bombata. Una volta cucito, andiamo a tagliare la parte dritta. Come detto prima, dopo aver cucito la parte bombata, andiamo a tagliare a filo la parte dritta. Infiliamo la forbice al suo interno, teniamo leggermente tirato, leggermente teso e tagliamo. E così lo facciamo anche con l'altro. Adesso che abbiamo aperto i nostri due pezzi, possiamo andarli ad unire insieme. Come facciamo? Mettiamo il dritto contro il dritto,
quindi questo contro questo, in questo modo, e andiamo a cucire tutti i lati, lasciando circa 2-3 cm in alto per poi rigirare il tutto. E nel frattempo che cuciamo, mettiamo gli elastici sui lati esterni. Finito di cucire tutti i lati, possiamo rigirare la mascherina. Adesso non ci resta che chiudere questo buchino qua, dove abbiamo appena fatto uscire la nostra mascherina, e andiamo a fare un'impuntura su tutti i lati. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettetemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati con nuovi video. Da Figlietta è tutto, al prossimo video!